Da una parte, sia nel Partito Democratico che in Forza Italia, che in chi governa oggi la città, ognuno ha un pezzo, ciascuno ha un pezzo di questa responsabilità. Valentini era un sindaco del Partito Democratico, io mi ricordo benissimo che in quella riunione era a favore di quel processo di acquisizione. Poi Valentini magari ha un pezzo di quella responsabilità, poi è stato sindaco della città, ha avuto un pregio, io glielo riconosco. Quando per esempio cambia i vertici della Fondazione Monte Paschi, quando arriva Antonella Manzi a Siena, Antonella poi nella fase successiva ha un grande merito di mettere in sicurezza, al cospetto di allora presidente della Banca Profumo, la sicurezza della Fondazione Monte Paschi. Se oggi noi abbiamo una fondazione di Monte Paschi che ha un patrimonio di 500 milioni è perché Antonella sa resistere, fa un lavoro importante nella città. Quindi quello è il merito politico della loro sindaco, ha un demerito nell'aver perso dopo successivamente il governo della città a cospetto di De Mossi, che a sua volta dietro il quale ha un vice sindaco che in quel momento in passato invece votava a favore delle operazioni che il Partito Democratico faceva e che nel cospetto fa governare la città delle filiere di governo di potere che allora avevano le stesse governo di responsabilità. Hanno cambiato, cioè in 10 anni in questa città ha cambiato apparentemente colore politico, ma fondamentalmente il governo è gestito dalle stesse persone che ne hanno una piena responsabilità. Quindi difficilmente si riesce ad esprimere un giudizio oggettivo su quello che è successo. Noi avevamo una banca che aveva un valore di 9 miliardi e una fondazione che aveva un patrimonio di 5 miliardi. Se oggi c'è una fondazione che ha un patrimonio di 400 milioni e una banca che capitalizza male che va a 700 milioni, bisogna riconoscere che degli errori sono stati commessi. Io dico che oggi con un 5-10% un soggetto forte può determinare policy della banca. È evidente che il Tesoro a fine anno deve uscire, bene il ritardo nell'uscita. Io credo che una compagine di azionisti del territorio si potrebbe strutturare intorno a un soggetto che magari con un 5-10% che oggi ha quella liquidità nel territorio e che ancora porta nel suo nome quel marchio, insieme possono ancora esprimere una governance, dare stabilità, accompagnare un processo di ricapitalizzazione che è evidente che oggi deve avvenire con il mercato.